Riprendo le domande raccolte in sede D, modulo secondo e anche in un momento successivo. Sono state radunate le domande con riguardo ad alcuni titoli, sul mutuo in particolare, sul caso dell'ABF che era stato portato alla vostra attenzione, alcuni elementi più tecnici, alcune domande sul leasing e una pluralità di varietà di elementi, di domande. Allora, dunque, il mutuo è legato agli immobili certamente l'ipotecario può essere chiesto anche se ci sono altri immobili in proprietà del richiedente. Circa la comprensione nel tag, la normativa è cambiata nel tempo e dipende un po' dal caso concreto nel quale si vanno a configurare i costi e la giurisprudenza e le decisioni anche dell'arbitro bancario finanziario sono state varie nel tempo. Circa la differenza tra il mutuo ipotecario e il fondiario, rimando alle slide che sono state messe a vostra disposizione. Il garante del mutuo, allora il garante di un mutuo è il proprietario dell'immobile sul quale viene appoggiata l'ipoteca, sul quale viene iscritta l'ipoteca. Ma può anche essere un garante fideiussore, per cui un garante persona fisica. Allora, dal punto di vista circa le percentuali e le durate, rimando alle slide che ho messo a disposizione e che trovate in Ascheri. Scenari futuri rientrati allo snellimento dell'attività istruttoria. Non so se si può ipotizzare uno snellimento dell'attività istruttoria o un'evoluzione dell'attività istruttoria proprio alla luce delle linee guida dell'EBA che la persona, insomma, la collega istruisce. Un'evoluzione, un cambiamento di cui ho avuto modo di parlare sia in questo modulo che in quelli successivi. E che chiede un'analisi proprio della capacità del credito nel durante. Il nesso tra il valore dell'immobile e il prezzo di acquisto. È importantissimo che il collegamento ci sia, e sempre di più si va a valutare che non ci sia un acquisto sotto costo che possa nascondere situazioni non lecite, piuttosto che un acquisto sovra valore che invece espone il cliente prima di tutto a un rischio e la banca di in secondo luogo, in seconda battuta. Della surroga, del funzionamento della surroga, circa la surroga stiamo parlando di una novazione soggettiva e una normativa che ha liberalizzato questi processi, in maniera importante in favore della clientela. Circa i limiti del valore dell'iscrizione dell'ipoteca, la normativa ha la ratio di tutelare il debitore e la sua facoltà di non avere un onere di garanzia reale sull'immobile eccessiva rispetto al valore della linea di debito assunta.
Allora, qui ci sono state una serie, qui diciamo che allora l'insieme di affermazioni che stanno, innanzitutto ringrazio per una serie di affermazioni che sono state portate, che mi hanno consentito di anche correggere una slide che trovate in Ascheri, già depositate. In caso l'esempio della separazione, in caso di mutuo fondiario, certamente c'è un rischio. L'ipotesi portata era di in caso di rapporto di coppia in cui uno è già titolare di un immobile e l'intestazione esclusivamente all'altro per godere delle agevolazioni fiscali prima casa espone il compagno, la compagna o il coniuge non proprietario dell'immobile ad un rischio economico. Seppure nel contratto si possa con avvocati e notai cercare di contenere quel rischio, non lo si può certo neutralizzare completamente. Il fideiussore, è lecito che un fideiussore per esatti adempimenti di azienda stipuli come consumatore un mutuo fondiario con l'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile di lui proprietà a garanzia del credito volto a pagare debiti pregressi. Qui siamo in un ambito complesso, se ho capito correttamente, di ristrutturazione del debito. Abbiamo un imprenditore che è già indebitato, un mutuo e un'ipoteca e anche una fideiussione che è stata prestata a garanzia di questo immobile e c'è un desiderio di ristrutturare o di svincolare le garanzie. La cosa migliore è, visto che non sono in grado di conoscere il punto in cui si è nella durata del piano di ammortamento e quanto si è già rimborsato, riportare la fattispecie complessa alla banca per una eventuale ristrutturazione, valutando se si è rimborsato ormai una quota percentuale rilevante del debito e proporre una ristrutturazione, una liberazione della fideiussione, valutare gli interessi che possono essere eventualmente modificati, il tasso di interesse intendo, per trasformare questo rapporto in uno nuovo e diverso. Mutuo fondiario per acquistare la prima casa all'asta? Certamente sì, non serve che sia un apposito prodotto, ma è un mutuo fondiario a tutti gli effetti. Servirà aprire un dialogo con l'istituto di credito per l'esattezza del timing, in quanto c'è una condizione sospensiva in capo all'acquirente che non ha interesse di ricevere il mutuo fin tanto che non vince l'asta, ma ha la necessità di provare davanti al giudice dell'esecuzione di avere la liquidità utile per completare anche l'attività necessaria di fronte al tribunale. Quindi non è un prodotto dedicato, è il prodotto standard, è semplicemente caratterizzato da alcune condizioni specifiche che in sede di dialogo con l'istituto di credito si possono certamente trovare. Il caso, allora, sul caso, il caso dell'ABF che ho portato era apposta una provocazione per dimostrare come molte motivazioni e argomentazioni che adduce l'arbitro bancario finanziario sono articolate e possono essere portate a favore di una tesi e dell'altra. Tra voi alcuni si sono disturbati dalla decisione che ho portato perché
in un punto era in contrasto con una sentenza di Cassazione, e sentenza di Cassazione che poi ho assolutamente citato e riportato nelle slide e anche citato nei moduli successivi. Il desiderio era proprio quello di garantire un'ampiezza di considerazioni e di vedute, visto il tema complesso che... il tema complesso del caso specifico che riguardava, se non sbaglio, il calcolo, l'utilizzo del calcolo assicurativo e c'era anche la cessione del quinto dello stipendio del cliente. La tecnica. Considerato che la banca ha un ruolo molto importante da un punto di vista sociale, non sarebbe opportuno che il regolatore che disciplina il merito creditizio, un organo superiore? Allora, ho riportato insieme alle colleghe di Ascheri Academy tutte le vostre domande in questa slide che è più tecnica. E siamo fuori dall'ambito della normativa vigente in tema di mutui e mutui ipotecari e fondiari. Siamo in un ambito di ipotesi di normativa. Personalmente penso che le banche rimangano degli enti, organizzazioni di diritto privato, seppur soggetti a vigilanza e a parte della normativa amministrativa, perché svolgono un'attività di interesse pubblico. Ipotizzare che tornare indietro ai tempi in cui l'attività bancaria è interamente pubblicistica sarebbe un retrocedere, perché i motivi che hanno portato all'evoluzione rendendo attività bancaria attività privata, di diritto privato è stata certamente una conquista proprio per la libertà dell'esercizio del credito. Tornando al discorso dell'indebitamento, ho lavorato a due diverse banche su un rapporto rata-reddito e la libertà è di nuovo in ambito privatistico di esercizio, spetta anche al prenditore del credito una valutazione della sostenibilità della propria rata che assume, dell'obbligazione che va a firmare. Circa il leasing. Allora, le differenze tra le tipologie di leasing le rimando alla registrazione e alle slide, che sono sicuramente esaustive e riportano le indicazioni delle varie tipologie di leasing. Certamente la soluzione, certamente un'interpretazione sistemica della normativa che caratterizza il leasing insieme con quelle proprie degli affidamenti è un'interpretazione che richiede la conoscenza di entrambi gli istituti e le loro evoluzioni nel tempo, in quanto complessa. E quindi un corretto inquadramento della fattispecie all'interno delle categorie descritte per poi passare a un'individuazione della normativa applicabile tempo per tempo è il metodo che meglio ci mette a riparo da errori interpretativi e applicativi di normativa che servirà poi a portare avanti la difesa della posizione. Allora, sul problema della concentrazione delle banche sul mercato, io lavoro in una banca di piccole dimensioni, per cui non posso che essere favorevole alle piccole dimensioni di banche.